Come da pronostico, Nicola Baldan vince il titolo nella Seat Leon Cup 2016. Il pilota di Pit Lane Competizioni succede a Jonathan Jacon, che non riesce a replicare il successo dello scorso anno e si arrende al suo conterraneo. In gara 1 è proprio Baldan a prendere la testa della gara alla prima variante, ma alle sue spalle qualche contatto rallenta il gruppo. Il giro successivo, Baldan si tiene lontano dai problemi e fa il ragioniere senza rispondere all'attacco dei fratelli Jacon, che passano al comando con Jonathan davanti al fratello minore Kevin. Baldan rimane in scia delle due leone arancioni e aspetta solo la bandiera a scacchi, forte di un vantaggio in campionato che gli consente di arrivare terzo e aggiudicarsi matematicamente il titolo. Dietro il terzetto di testa, Maffei finisce in testa coda a Lesmo e parcheggia la sua vettura, mentre la lotta tra Vescovi, Formenti, Fedeli e Gurrieri è quanto mai serrata. Gurrieri sbaglia per due volte traiettoria e perde il comando del gruppetto, uscendo in sabbia all'esterno dell'insidiosa seconda di Lesmo. La lotta per la quinta posizione è la più avvincente, con Carlotta Fedeli scatenata, che passa Formenti in parabolica. La driver romana tiene alle spalle i suoi inseguitori, chiudendo tutte le porte e tagliando il traguardo in quinta posizione, dietro a Gagliano, autore di una gara in solitaria. Sotto la bandiera a scacchi, Jonathan Jacon lascia strada al fratello Kevin, regalandogli la prima vittoria stagionale. Sul terzo gradino del podio sale il neocampione della Seat Leon Cup, Nicola Baldan, il re dei monomarca. Sì, una bella vittoria, anche grazie a un problema di mio fratello, ho avuto in parabolica e ne ho approfittato all'ultimo giro. Gara 2 partiamo sesti, quindi vediamo come si svolgerà la gara. Cerchiamo di fare il meglio. In gara 2, con l'inversione delle prime 8 posizioni rispetto ai risultati della qualifica, è Carlotta Fedeli a scattare dalla pole position. La driver romana non vuole mollare la leadership e nel corso dei primi giri resiste strenuamente agli attacchi di Nicola Baldan e Jonathan Jacon. Dopo 5 giri però Carlotta non riesce a contenere i due campioni della Leon Cup e si accoda a loro. Nel frattempo Kevin Jacon e Raffaele Gurrieri entrano in contatto. Jacon si gira ed è costretto al ritiro dopo pochi chilometri, mentre Gurrieri riporta la sua vettura ai box, alzando bandiera bianca al termine di una stagione che l'ha sempre visto a combattere con i migliori e conclusa con il quarto posto in classifica generale dietro a Kevin Jacon. Al traguardo Baldan può festeggiare il titolo con l'ottava vittoria in stagione, dietro di lui il rivale di sempre Jonathan Jacon, che depone le armi e si congratula con Baldan, ma la nota positiva è il terzo posto di Carlotta Fedeli, che chiude la sua stagione con un secondo e due terzi posti, che valgono la sesta posizione in classifica generale, oltre alla seconda piazza nella classifica riservata ai piloti junior. Sì, adesso posso dire di aver vinto il campionato. Volevo una vittoria qui a Monza, ne avevo proprio voglia. In gara 1 ho dovuto aspettare, rimanere dietro per vincere matematicamente il campionato e adesso mi sono lasciato andare, ho fatto la mia gara e sono contento. Eravamo a posto anche oggi, lavoro come sempre magnifico del team. Ringrazio tutti loro, la mia famiglia, tutti gli amici che sono venuti a vedermi oggi e speriamo di continuare così anche in futuro.